conclusa Wellington dopo una giornataccia trascorsa normalmente sulla bicicletta, una giornataccia da parte più calda di Luca Ronchi, che ha avuto un malore intestinale già da questa mattina. Nonostante tutto ha preso il via, ha stretto i denti e insieme abbiamo concluso questa difficilissima tappa. E niente, devo fargli davvero complimenti a questo ragazzo, perché non ho mai visto io soffrire una persona così su una bicicletta per cercare di concludere una tappa. Dopo tutti i miei anni trascorsi sopra la bici, ne ho visti tutti i colori, ma questa mi mancava, no Luca? Se lo dici te, ci credo. No, avevo avuto grossi problemi intestinali e non entriamo nei particolari di tutta la tappa, ma potete capire. E diciamo che siamo partiti con la carta, adesso è vita. Comunque nonostante tutto è stato un grande, perché è riuscito a portare le pale all'arrivo. E adesso sembra che si sia ripreso. Domani mattina partiremo, prenderemo parte alla quinta tappa. Partiremo un po' più magari un po' più tranquilli e cercheremo di recuperare un po' di energie per poi sparare gli ultimi tre fuochi d'artificio domenica probabilmente. Luca, speriamo anche te. Oggi è stata veramente dura. Già dal mattino marcava male, perché la notte è stata brutta, perché ho avuto problemi intestinali, come ha detto Mirko. Il mattino ho voluto comunque partire. All'inizio non siamo neanche andati male, perché nei primi 40 km eravamo comunque nelle prime 12 posizioni. Avevo comunque mal, accusavo comunque dei dolori alla pancia, poi si sono aggravati lungo il percorso e oggi è stata veramente dura, non ho mai sofferto così tanto sulla bicicletta, e devo ringraziare comunque Mirko se sono arrivato all'arrivo, perché mi ha dato veramente una grande mano e mi ha dato gli stimoli per arrivare, se no non ce l'avrei fatta da solo. Il bacio non me l'ha ancora dato però. Meglio di no, perché mi è già uscito l'herpes, vuol dire che sono proprio finito. Comunque dai, al di là di questo fa parte della K-Peppi, che abbiamo avuto qualche problema meccanico, adesso qualche problema fisico, ma comunque rimane e rimarrà una bella esperienza, una soddisfazione enorme essere qua, e ringraziamo i nostri sponsor che ci hanno dato la possibilità di prendere parte a questa bella manifestazione. Torneremo più cattivi, e comunque dai, abbiamo preso le misure quest'anno, qualcosa abbiamo imparato anche da questa esperienza, e adesso dai, queste tre tappe magari sai, qualche cosina ci possiamo ancora inventare, vediamo un po' tutto il giovane qua come reagisce, ma io sono fiducioso, dai. Se lui è fiducioso lo sono anch'io. Ciao ragazzi.